Bentornati a tutti ragazzi, ciao, bentornati ancora sul canale Master G Tricks. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a parlare un po' di acquisizione video e video editing. Ovviamente tutto di base, insomma, in quanto io non sono un esperto insomma, video editing e acquisizione video, ma come avete potuto vedere nel creare i video mi sbizzarresco un pochino, insomma, perlomeno vado a instradarvi su quello che io faccio e vi potrebbe tornare utile. Allora, fondamentalmente vi do un'infarinata generale, insomma, un'infarinata generale e vi spiego un po' in cosa consiste il video editing e cosa vi può servire eventualmente per farlo. Allora, fondamentalmente per l'acquisizione video indubbiamente avete bisogno di un dispositivo che vi permetta di farlo, no? Quindi avete bisogno di una sorgente video, come ad esempio una videocamera, comunque un apparecchio digitale che vi permetta di acquisire dei video. In seguito, per trasferirlo sul computer, avete bisogno ovviamente di dispositivi che vi permettano di collegare il vostro apparecchio al PC e poter quindi trasferire i vostri video sul PC. Nel caso, ad esempio, vogliate passare dei video da un filmato che avete registrato su cassetta, ad esempio, sul PC. Per fare questo, ovviamente, possono esistere vari strumenti. Ovviamente, come ho detto, avete bisogno di una videocamera. Poi, ovviamente, vi occorreranno dei cavi, fondamentalmente, no? Io, ad esempio, non ho una telecamera in alta definizione, ma ho una videocamera che è vecchiotta, più di 10 anni, registra ancora in bassa definizione, quindi in risoluzione massima di 750, di 720x576p, 76 pixel, insomma. E avete bisogno, fondamentalmente, per collegare il vostro apparecchio, o di questo tipo di cavo che a me è stato fornito con la mia videocamera, che è un normalissimo cavo AVI, che può diventare anche composito oltre che SCART. Eccolo qua, è questo. Oppure di un cavo FireWire, che adesso non vi sto a far vedere perché in questo momento ho fatto anche a male. Lo sto utilizzando con la mia videocamera perché mi permette di registrare in qualità digitale, quindi in qualità migliore. L'immagine si vede meglio, diciamo. Per collegare questi dispositivi, ovviamente, per effettuare l'acquisizione video avete bisogno di un PC, ovviamente. Non è necessario che sia potentissimo, va bene anche un PC medio, insomma. Diciamo che ormai quasi tutti abbiamo almeno un processore dual core o comunque un processore abbastanza potente che ci può permettere di immagazzinare video nel nostro PC e poi di poterli elaborare in maniera abbastanza veloce. Oltretutto è necessario che il vostro PC abbia anche una scheda di acquisizione video. Ne esistono diversi tipi: esistono schede di acquisizione video interne o schede di acquisizione video esterne, ad esempio, che si collegano tramite l'ausilio dell'USB. Allora, le schede video interne, generalmente, perlomeno quelle più vecchie, era praticamente una scheda di acquisizione fatta in questo modo, così, in questo modo, e che sul retro avevano questi ingressi, no? I classici ingressi bianco, giallo e rosso, che permettevano di attaccare il cavo AV sul retro del computer, e tramite programmi di acquisizione video editing permettevano di praticamente acquisire i video sul nostro computer. Poi ovviamente c'è stata anche l'evoluzione, che è stata
è passata ad esempio al FireWire, e i dispositivi esistono diversi tipi di dispositivi FireWire. Esistono anche schede FireWire che permettono di collegare questi dispositivi. Ad esempio, questa che io ho in mano è una scheda interna FireWire. Vi faccio vedere anche le porte. Sembrano praticamente delle porte USB, solamente che anziché essere completamente rettangolari, finiscono in questa maniera triangolare, a V, ad apice, come volete. Finiscono in questa maniera qui, e il cavo ovviamente avrà questo attacco. Queste porte FireWire vi consentono, con dei dispositivi che praticamente possiedono il FireWire, di fare delle registrazioni in digitale che sono decisamente migliori rispetto al classico cavo analogico AV. Questa ad esempio era una scheda interna che tuttora è funzionante, una scheda interna FireWire che io avevo attaccata sul mio vecchio PC e che ora, di cui ora non ho più bisogno, perché con il nuovo PC praticamente la mia scheda madre ha una porta FireWire integrata e non ho bisogno di utilizzare la scheda esterna, attacco tutto direttamente sulla scheda madre. Insomma, poi questo fondamentalmente è quello che vi può servire se volete fare del video editing. La seconda cosa di cui ovviamente avete bisogno sono dei programmi di video editing. Questi qua vado insomma a farvi vedere qualcosina adesso sul PC e vi mostro i programmi più usati di frequenti, i programmi più utilizzati di frequente, insomma. Poi ripeto, non avete bisogno di un PC particolarmente potente per poterlo fare. Tutto si fa in maniera abbastanza semplice. Ripeto, avete bisogno di un dispositivo che vi permetta l'acquisizione digitale, una videocamera o quant'altro, i cavi ovviamente per poterlo collegare al computer e i driver per farlo funzionare ovviamente, oltre che il software per poi poter elaborare il tutto. Altra cosa, prima di passare al computer, potete in alternativa utilizzare schede di acquisizione video esterne. In questo caso io possiedo una EasyCap, ma esiste anche la Dazzle che è simile alla EasyCap, insomma i collegamenti sono gli stessi. Oppure il top del top, ragazzi, è rivolto sopra ragazzi, rivolto un po' a tutti, soprattutto ai signori, agli uomini di età un po' più avanzata che si vogliono avvicinare anche al video editing. Esistono apparecchi più sofisticati, ad esempio, che sono i PVRHD, il PVRHD, che alla fine esiste giusto della OPAG. La OPAG produce un PVRHD che è praticamente un cabinato che è venduto pure anche sotto forma di scheda di acquisizione interna da inserire all'interno del PC e che permette praticamente, utilizzando un cavo composito ad alta definizione, di poter acquisire sul computer video ad alta definizione. Quello proprio è il top. Parlavo dell'EasyCap, tra l'altro questo è un oggetto di cui già ho parlato in una delle mie precedenti guide. Ho fatto l'esempio dell'acquisizione video da console, ma non serve esclusivamente per le console, serve anche per le videocamere. Se non avete altro modo di collegare una videocamera al PC per poter acquisire un filmato, potete utilizzare una di queste. Costa, la trovate su eBay, la trovate anche a 10 euro. E potete collegare ovviamente, seguendo i cavi, dopo aver installato i driver di questa scheda di acquisizione, potete collegare al PC e tramite diversi software potete acquisire i vostri video e in seguito fare dei video editing. Insomma, questo è un po' un'infarinatura generale del materiale che vi serve. Adesso andiamo bene o male, vi elenco alcuni dei programmi che utilizzo più di frequente per poter fare il video editing, insomma. Vado a farvelo vedere adesso. Ora passiamo sul PC e vi faccio vedere dei programmi che posso consigliarvi per fare un po' di video editing, insomma. Allora, come programmi di video editing, di acquisizione video editing, ne abbiamo fondamentalmente diversi. Partiamo insomma dal più scrauso che tutti in un computer abbiamo, insomma, Windows. O comunque la Microsoft ci offre la possibilità di utilizzare
un programma di base di acquisizione video che è sicuramente Windows Movie Maker. Andiamo a vederlo. È proprio il programma più semplice da utilizzare. Tutto sta alla fine nel ok, questo è un altro programma che ha finito l'acquisizione di un video. Dopo questo ve lo faccio anche vedere. È un bellissimo programma. Windows Movie Maker, insomma, che è il primo programma di acquisizione video. Tutto sta nel, ovviamente, aprire il programma e una volta collegato il dispositivo con uno dei metodi di collegamento, insomma, cavo digitale o cavo analogico usati per collegare il dispositivo al PC, potete acquisire un video con uno di questi programmi. Qui adesso questo è nuovo, quindi non l'ho mai utilizzato. Video da webcam, proviamo, ma non credo che sia questo. Ah, ok, mi dovrebbe rivelare questa mia videocamera. Adesso in questo caso su Windows 7 non l'ho mai utilizzato, quindi non saprei neanche adesso come spiegarvi usare questo programma. Oltretutto, lasciamo perdere perché fa proprio, passatemi il termine, fa proprio cagare come programma, quindi escludetelo proprio Windows Movie Maker. Quindi lasciamo perdere proprio. È un programma che vi sento caldamente mi sento caldamente di consigliarvi, ad esempio per l'acquisizione video, se avete il pacchetto nero, è sicuramente Nero Vision, quindi vi basterà aprire Nero, ad esempio. E oltre ai programmi di masterizzazione, se avete una versione abbastanza completa di Nero, potete trovare come programma Nero Vision, che è un programma che ho utilizzato molto e ogni tanto continuo a utilizzare. Questo programma lo stesso vi permette di acquisire video con delle funzioni molto semplici, no? C'è proprio la funzione, come vedete qui, ad esempio, acquisisci video su disco rigido. Ok, chiudi. Ecco, come potete vedere, ha già riconosciuto la mia webcam, in questo caso la webcam, ma volendo posso anche passare alla mia videocamera, come vedete, no? E a questo punto da qui potete anche decidere, schiacciando il tasto REC, di acquisire il video che a voi serve. In questo caso l'acquisizione qui sarebbe in presa diretta, visto che è direttamente collegato al PC. Oppure, volendo, se avete una cassetta inserita e volete acquisire un filmato, semplicemente basterà inserire la vostra videocassetta, schiacciare il tasto di registrazione e il vostro video verrà acquisito sul computer. Insomma, sceglierete le varie destinazioni per poter poi salvare il vostro video, insomma, e poi magari poterlo masterizzare su un DVD e salvarlo e potervelo vedere sul lettore di casa tranquillamente. Non vi sto a spiegare tutte le funzioni, è giusto un'infarinata per farvi conoscere un po' di programmi. Questo è un programma molto semplice da usare e molto carino, Nero Vision. Altro programma che adesso io qui non ho era ArcSoft Video Impression 2, altro programma molto semplice da utilizzare, di veloce intuizione, e che anche quello vi permette di registrare video in buona maniera. Come altri programmi, ad esempio, chi vuole fare dei video tutorial, come io di solito faccio, può utilizzare dei programmi come Camtasia Studio, ad esempio, che è un programma a pagamento. Questo programma è un programma anche abbastanza potente, è un po' più professionale di come utilizzo, e permette di fare acquisizione video fondamentalmente da webcam e da desktop. Non riesco, per qualche strano motivo, a utilizzare la videocamera. Però è un programma che vi permette di poter registrare, ad esempio, video dal desktop e di
ed insomma poter produrre i vostri video alla fine di tutto e poterli montare in seguito qui, no? Ho fatto anche una guida su questo programma, quindi se volete capire un po' di più il funzionamento di questo programma, entrate nel mio canale e cercate la mia guida, insomma, troverete spiegato abbastanza bene, insomma, a grandi linee, in maniera molto semplice, come poter utilizzare questo programma. Fatto questo, ovviamente, una volta acquisiti i programmi, sarà necessario in qualche caso anche doverli comprimere per risparmiare spazio. In questo caso potete utilizzare dei programmi come ad esempio Xilisoft Video Converter, che è un programma che vi permette di convertire praticamente i video in qualsiasi formato voi vogliate e di poter eventualmente risparmiare spazio e poi andarli a masterizzare su DVD per poterli archiviare e tenere così i vostri ricordi, insomma. Poi, riguardo il video editing, come vi ho detto, io ad esempio per il video editing ultimamente uso Camtasia Studio, che è un programma abbastanza completo e mi permette di fare tutto quello che voglio. Il video editing, il tempo per il video editing varia in base a quello che dovete fare, insomma, può occuparvi 10 minuti, come può occuparvi un'ora, come ve ne può occupare due, dipende cosa volete inserire nei vostri video e dipende cosa volete inserire nei vostri video. E ovviamente poi il tempo di elaborazione finale del video, quindi la produzione del vostro filmato, varierà in base al contenuto del video e anche influenzerà molto la velocità del computer. Insomma, ovviamente più il vostro computer sarà potente, meno tempo impiegherà ad elaborare il vostro video. Altro software ultimo che vi posso far vedere è questo ULID Studio Video SE, che è un software lo stesso semplice, che è più semplicistico di Nero Vision, vi posso dire, ma che funziona altrettanto bene e permette anche questo ovviamente di catturare video dalle sorgenti che permettono di farlo, insomma. Questo è lo stesso programma che uso abbastanza spesso soprattutto per fare video in questa maniera. Niente, insomma, spero di esservi riuscito a dare un'infarinata generale su quello che può essere il video editing e l'acquisizione video, insomma. Non è una spiegazione tecnica, ma semplicemente un modo di portarvi a conoscenza per tutti i neofiti e chi comunque si vuole avvicinare a questa cosa poter iniziare, insomma, la produzione di video, videoguide o semplicemente ai padri di famiglia e genitori che vogliono semplicemente trasferire dei ricordi sul computer da una cassetta, ad esempio, passarli in digitale. Ci sono vari programmi, sbizzarritevi, cercate le guide e niente, piano piano imparerete poi a gestirvi, a poter arrivare a fare quello che volete. Ovviamente questo è tutta roba che potete fare in casa, sono piccoli programmini che vi permettono però in casa di poter produrre quello che voi volete. Bene ragazzi, io in questo piccolo dialogo che ho fatto in questo video spero di essere stato come sempre più chiaro possibile, più chiaro possibile. E insomma, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate se avete domande da fare. Iscrivetevi al mio canale se volete e niente ragazzi, anche per questa volta è tutto, noi ci sentiamo alla prossima e grazie.